Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, pensieri al volante. Come potete vedere, questa volta i miei pensieri al volante sono in notturna, perché mi è venuto in mente un argomento di cui parlare e prima che me ne dimentichi ho preferito registrare il video in questo modo mentre torno a casa. Dunque, la questione è questa. Qualche giorno fa una mia amica, che di sicuro sta guardando questo video, scrivendo su WhatsApp in un gruppo di amiche, io non voglio fare il nome perché non è questa la cosa che conta, si è lamentata del fatto che le proprie figlie seguono un corso, sono iscritte ad un corso di karate, fanno delle gare, praticamente dovevano fare, detta in breve, dovevano fare una gara ed erano state messe nel gruppo con una bambina più bravina, la mamma di un'altra bambina è andata a lamentarsi, a chiedere di spostare sua figlia nel gruppo con quella bravina, e questa, non so se sia una donna o un uomo, questo insegnante di karate ha fatto quello che diceva la mamma. Ora, io sono una maestra di danza, lo sono da tanti anni, e credo che questi atteggiamenti per insegnanti che insegnano discipline private, ma anche per insegnanti che insegnano a scuola, nella scuola pubblica, questa sia una delle cose più antiprofessionali che possano essere fatte. È diseducativo per i bambini, per i propri allievi, perché si insegna ai propri allievi che con una mamma rompiscatole si può arrivare a fare quello che si vuole. E nello stesso tempo è sbagliatissimo perché fa passare la voglia ai propri allievi, che siano le mie allieve, quindi allieve di danza, che siano queste bambine che frequentano un corso di karate, che siano ragazzi che studiano a scuola. Spegne la passione questa cosa. E nello stesso tempo fa in modo che la propria scuola privata diventi oggetto nelle mani di mamme che fondamentalmente non hanno un piffero da fare e che pensano di poter gestire il lavoro altrui. Quindi è come dire, un insegnante che sta a queste cose se gli avesse detto alla mamma prendi i miei schiaffi, avrebbe fatto la stessa identica cosa. E io questa cosa non la capisco, perché nella mia scuola, a costo di arrivare a perdere degli allievi, non ho mai fatto comandare i genitori. È vero che i genitori ti pagano, però ti pagano per svolgere un lavoro che loro non sono in grado di fare, e quel lavoro tu lo devi gestire e lo devi svolgere per come tu hai studiato e per come tu ti sei impegnata a prepararti. E far gestire le proprie cose nella propria scuola ai genitori rompiscatole non vuol dire togliersi dalle scatole quei genitori, ma vuol dire farli diventare padroni della propria vita e del proprio lavoro. E questo vuol dire che non si è consapevoli di quanto si vale, oppure peggio ancora, che si è consapevoli di valere poco. A me è successo tante volte negli anni, io sono 15 anni che insegno danza, mi è successo tante volte negli anni di avere delle mamme che pretendevano che le proprie figlie dovessero stare davanti durante i saggi, e il più delle volte le figlie di quelle mamme erano le bambine che davanti non ci volevano stare perché erano le più insicure, perché quelle mamme rendono insicure le proprie figlie, le fanno vergognare. E io per questo sto facendo questo video, non tanto per riferirmi ai miei, fra virgolette, colleghi che possono essere insegnanti di varie discipline, ma per riferirmi alle mamme. Non dovete intromettervi nelle attività dei vostri figli. Io so di non essere mamma e probabilmente qualcuno mi dirà
che non essendo mamma non ho questo diritto di parlare, però sono un insegnante che questo lavoro lo fa davvero per vocazione. E credetemi, nel momento in cui io i bambini li vedo sotto una luce e sotto un aspetto molto diverso da quello che è l'aspetto delle mamme, perché io ai miei bambini, ai miei allievi voglio bene, ma allo stesso tempo so di averli fra le mani e di avere qualcosa di prezioso fra le mani e di avere una grande responsabilità. Le mamme invece vedono i propri figli, e è così. Tutte le mamme vedono i propri figli come i migliori in qualsiasi cosa. E purtroppo al giorno d'oggi la mia generazione era diversa, perché i genitori della mia generazione spingevano i propri figli a fare sempre di più. La generazione di oggi è fatta di genitori che spingono i propri figli ad essere i migliori, ad essere sempre i migliori, ad essere sempre un gradino al di sopra degli altri. E questo è sbagliato, perché i propri figli bisogna insegnare a migliorarsi, non ad essere i migliori. Perché in questo modo si rischia, ora io so che sto per dire una cosa molto forte, però è reale e penso che ogni mamma ci dovrebbe riflettere su questo. In questo modo si rischia che i propri figli si sentano sempre inadeguati nella vita, anche quando saranno adulti. Perché è inevitabile che in qualsiasi ambito, in qualsiasi situazione ci sarà sempre qualcuno che è migliore di noi, che è migliore dei vostri figli. E quindi si sentiranno sempre insoddisfatti, si sentiranno sempre di non riuscire ad arrivare ad una meta, perché quella meta è impossibile da raggiungere. Essere migliori di qualcuno non lo si può essere mai, mai, in nessun ambito. E i figli che vengono cresciuti con questa mentalità dell'essere migliori degli altri sono figli che non riusciranno ad affrontare le avversità nella vita, sono figli che non riusciranno ad affrontare, ad esempio, la situazione in cui un giorno da adulti perderanno il lavoro. E io penso che una mamma ci deve pensare ad educare i propri figli e a renderli forti e pronti a superare qualsiasi situazione. E se tu a tuo figlio gli insegni ad essere migliore degli altri e non a migliorare se stesso, gli stai in qualche modo rovinando la vita. Purtroppo la maggior parte di queste mamme che insegnano ai propri figli ad essere i migliori sono mamme che sanno di valere molto poco, sanno di non aver concluso niente nella vita, perché è vero, è così. Io mi rendo conto in questo momento di essere davvero molto pesante nelle mie parole, però purtroppo è la realtà dei fatti. La maggior parte delle mamme oggi rovinano i propri figli. State crescendo una generazione di ragazzi che non sapranno affrontare la vita. Ora io è ovvio che parlando su un video di YouTube generalizzo e parlo come se stessi parlando con tutti allo stesso modo, però è anche ovvio che poi ognuno deve sentirsi il discorso per com'è. Io vi invito a riflettere molto, molto, molto su quello che state facendo ai vostri figli e su come li state crescendo, perché davvero è molto importante questa cosa e non ci si scherza su, non ci si scherza su, perché, ripeto, ho visto negli anni i figli di queste mamme crescere male, ho visto i figli di queste mamme soffrire e nello stesso tempo anche un po' odiare le proprie mamme, perché le mamme che fanno così portano i propri figli ad essere malvoluti dagli insegnanti, perché purtroppo quando, anche se tu ti rendi conto, tu insegnante, ti rendi conto che questi bambini non c'entrano poi nulla con l'atteggiamento dei genitori, però quando li vedi arrivare accompagnati da queste mamme non hai voglia che arrivino come invece hai voglia che arrivino gli altri bambini. Non so se mi sono spiegata in questo, spero che mi abbiate capito. Nello stesso tempo queste mamme fanno in modo che i propri figli siano malvoluti dai propri compagni. Pensate le figlie di questa mia amica come debbono sentirsi contrariate nel vedere un'altra bambina che è stata messa al loro posto. No, questo non si fa. Una piccola precisazione, io in questo video ho parlato volutamente sempre solo di mamme, perché mi rendo conto, dalla mia esperienza,
che questi atteggiamenti la maggior parte delle volte, nel 99% dei casi, lo tengono proprio le mamme. Io sono contenta quando a scuola di danza i figli li accompagnano i papà, perché i papà sono quelli che portano, lasciano, vanno via. La maggior parte delle volte i papà non parlano, la maggior parte delle volte i papà rispettano di più il lavoro altrui. E quindi volevo precisare questa cosa, è voluto il mio dire sempre le mamme. Mamme, imparate a rendere più forti i vostri figli, perché davvero è una responsabilità molto grande, una responsabilità che io stessa non so se avrò mai voglia di prendermi, quella di crescere un bambino, ma lo si deve fare in modo serio, lo si deve fare sapendo che stai forgiando e formando l'uomo o la donna di domani. E la società di domani è nelle mani dei genitori, e i genitori stanno crescendo una società, la maggior parte dei genitori di oggi stanno crescendo una società molto sbagliata. Voi cosa ne pensate di questo mio discorso? Davvero mi piacerebbe sentire i vostri pareri, quindi se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino per dirmi cosa pensate, oppure quantomeno un salutino così che io possa contraccambiarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo la prossima volta. Un'altra volta parleremo invece degli atteggiamenti propri degli insegnanti. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!